Quando parlo di scomode verità parlo di un tentativo che credo anche stia riuscendo di smentire la narrazione dominante rispetto a quello che sta avvenendo sia in Ucraina che in Palestina, ovvero ci parlano di uno scontro di civiltà bene contro il male in Ucraina, di Zelensky paladino della libertà e l'Occidente che difende le libertà mondiali, Putin pronto ad invadere la Polonia. Non è vero, è una guerra come tutte che ha a che fare con la geopolitica, con gli interessi economici e strategici, soprattutto nordamericani. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza, è lo scrittore e giornalista Alessandro Di Battista a prendere posizione nei confronti dei conflitti attualmente in corso. Lo ha fatto ad Arezzo al Teatro Pietro Aretino, dove ha presentato il suo libro Scomode Verità, proponendo un approfondimento sull'attuale situazione storica e geopolitica, un incontro inserito tra le iniziative dell'Aclilife Festival. La verità è che oggi Israele si sta comportando come uno stato terrorista che ha l'obiettivo di massacrare il popolo palestinese. Io prendo posizione con questo libro, svelando documenti, facendo smentire la narrazione dominante agli stessi politicanti che governano l'Europa o gli Stati Uniti d'America. Le tragedie vengono da lontano, a me quello che mi interessa oggi è il presente in Ucraina si può risolvere soltanto attraverso un negoziato, cioè negoziato significa do qualcosa in cambio di qualcos'altro. Per quanto riguarda invece la tragedia del popolo palestinese si può risolvere, molto complicato però, la prima cosa occorre pretendere un cessate il fuoco smettendo di armare Israele applicando delle sanzioni durissime. Per me è un boicottaggio verso uno Stato che oggi è diventato uno Stato criminale e poi quello che dovrebbe fare il governo italiano è riconoscere lo Stato di Palestina, neppure lo fa. Noi abbiamo creato un'associazione, si chiama Schierarsi, e stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina, che è già un obiettivo minimo.